Il faro è sempre Luca Tremolada. Il gioco si illumina quando transita dal suo piede sinistro, unanimemente considerato da categorie superiori. Non è un caso che l'assist per il gol vittoria di Feola contro il Savona sia partito proprio dal trequartista. E non è un caso nemmeno che le azioni più pericolose dell'Arezzo sabato scorso abbiano tutte preso il via dal numero 10, bravissimo quando è in possesso del pallone e adesso sempre più bravo anche quando la palla ce l'hanno gli altri. Capuano l'avrei voluto a 18 anni, disse qualche mese fa Tremolada, uno che nelle giovanili dell'Inter era considerato un fenomeno e che poi però ha fatto fatica a imporsi tra i professionisti. Quest'anno invece è letteralmente sbocciato e il merito è anche dell'allenatore, che ha saputo pungolarlo nello spirito e completarlo dal punto di vista tattico. Il resto ce l'ha messo lui, il mancino più intrigante di tutta la Lega Pro. 9 gol in campionato più 4 assist sono numeri che parlano da soli e che lo rendono l'uomo decisivo dentro una squadra che ha cominciato a ingranare. I tifosi vorrebbero vederlo al comunale anche nelle stagioni a venire, ma il contratto di Tremolada scade a giugno e ancora non è stato rinnovato. Perché a 25 anni uno che segna gol così, che sa giocare da play, da mezzale e da rifinitore, uno che ha una tecnica così, che gli consente di dribblare gli avversari in un fazzoletto e di centrare l'angolino lontano alle spalle del portiere, ha bisogno di un progetto. Ed è proprio quello l'ostacolo più alto da superare, forse anche più dell'accordo economico. Al di là dell'obiettivo dell'Arezzo, che è quello di vincolare il calciatore per tenerlo o per monetizzarne un'eventuale cessione, e al di là delle convenienze del diretto interessato che da svincolato avrebbe più mercato, c'è da capire quale sarà il futuro amaranto, un futuro che vuole decifrare Tremolada ma anche il pubblico, impaziente di fare un definitivo salto di qualità.